Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcina con il libro di Padre Marcellino Maria Senzanino, La missione di salvare delle anime, testimonianze, il padre. Ecco, quante volte abbiamo ascoltato dalle testimonianze che anche voi ci scrivete, anzi vi esorto a continuare a scrivere. Voi vedete sempre questo indirizzo di posta elettronica, ecco, racconteremo le vostre storie. Ecco, cambia vita. Quante volte abbiamo ascoltato questa, abbiamo letto questa espressione di Padre Pio, cambia vita. Ad esempio, quando gridò ad un penitente che attribuiva invece agli altri i suoi insuccessi e le sue tristezze. E Padre Pio gli diceva, cambia vita. Ecco, il cambiamento di vita. C'è una testimonianza che ci racconta proprio Padre Marcellino. Chiaramente non era questo il periodo dell'anno, perché faceva molto freddo, a differenza di questo periodo, ecco, di giugno, ma era dicembre del 1960. Molti figli spirituali erano saliti a San Giovanni Rotondo proprio per porgere un momento per stare, ecco, ritagliarsi un momento di festa proprio con Padre Pio al termine della giornata. E allora a sera, racconta Padre Marcellino, come si era solito fare, Padre Pio si affaccia alla finestra della cella per salutare la piccola folla che si radunava puntuale nel prato antistante e quindi dargli la buonanotte. L'aria era rigida, il freddo si faceva sempre più pungente. Padre Pio li saluta, li ringrazia, alternava così saluti, ringraziamenti, lo sventolio del suo fazzoletto, premuroso soprattutto, gli accorava una raccomandazione: andate a casa, figli miei, non prendete freddo, buonanotte. E mentre, ecco, fa questa, ecco, sta dicendo queste parole, mentre, racconta Padre Marcellino, il benedicente tracciava su tutti ancora il segno di croce, si sentì aprire la porta della cella e un confratello introdusse un figlio spirituale che non è menzionato, molto legato a Padre Pio da affetto che veniva anche contraccambiato. Però il padre immediatamente, racconta Padre Marcellino, si gira quasi stizzito e racconta: noi che gli stavamo intorno ci accorgemmo che era rimasto piuttosto contrariato nel vedere questo figlio spirituale a cui era legato anche affettuosamente. Allora, riprendendo il dialogo con la folla, quindi si girò di nuovo verso la finestra, verso la folla, cambiando totalmente tono, si fece severo e disse: se salite a San Giovanni Rotondo per ridiscenderne come siete arrivati, allora è meglio che non ci venite per niente. Disse queste parole. Il messaggio, più che alla folla, chiaramente era diretto alle sue spalle al figlio spirituale che era entrato nella sua cella, che Padre Pio aveva salutato in modo sbrigativo. Infatti lui immediatamente uscì dalla porta e andò via. Meravigliati allora di questa insolita freddezza, i frati che erano con lui nella cella glielo fecero notare, ma lui rispose: deve ringraziare Dio che non l'ho trattato peggio.